Grazie Presidente. Colleghi, buongiorno. Permettete una piccola parentesi, devo notare non con stupore, ma con piacere che oggi la riunione è iniziata ancora un pochettino prima di quello che è il canonico orario Italian Time. E mi congratulo con quei colleghi che erano già presenti insieme a noi per fare in modo che questo Consiglio iniziasse in tempo. Per quanto riguarda la problematica in discussione, ribadisco il concetto, ribadisco la volontà del nostro gruppo consiliare nel voler votare contrario, in quanto appunto ulteriormente a quella che era stata la nostra votazione di astensione in commissione, stiamo raccogliendo altri dati che ci vengono direttamente dai diretti interessati, da lavoratori che sono coinvolti direttamente nei vari servizi che vengono forniti appunto all'interno del servizio di assistenza, diciamo, allo studio di quello che è tutto l'ente collegato. Ci viene fatto notare come tra l'altro, e qui lo voglio appunto ulteriormente denunciare, che ci sono state delle, chiamiamolo al momento, incongruenze fra quelle che sono state le gestioni di alcuni finanziamenti, di alcuni ammontare di soldi che dovevano essere destinati appunto a delle ristrutturazioni. Si parla della gestione non quella attuale, ma di due gestioni precedenti, dove lo dovremmo approfondire chiaramente. Questo lo sto dichiarando con tutto il casi, diciamo con tutto quello che è quello che viene dettato da questa situazione, dove dovremo poi andare a approfondire le cose, chiederemo appunto che ci siano anche supportati con documentazione quanto andiamo ad asserire, e alcuni di questi che sono stati stanziati come finanziamenti per appunto delle ricostruzioni delle infrastrutture, come addirittura appunto la ricostruzione di parte della mensa, sono state poi invece destinate a dei fondi dove vengono accumulate una sorta di trattamento di fine rapporto. E questo anche con quello che è stato, mi rendo conto di quello che sto dicendo, l'avallo di alcuni sindacati, ma non tutti, alcuni si sono anche rifiutati di firmare un determinato tipo di accordo dove andava a far appunto confluire questi ammontari in una voce diversa da quello che era preventivato o era stato messo a bilancio. Questa è una delle cose che andremo a approfondire, quando poi il direttore successivo, accorgendosi di questa incongruenza, richiedeva la restituzione di questi soldi che erano nel frattempo stati distribuiti con appunto quelle che erano le varie, chiamiamole pure, elargizioni di fine anno a tutti quelli che erano dirigenti, dipendenti e anche gli stessi operai e gli stessi appunto impiegati della struttura. E ora si sta richiedendo la restituzione di questi soldi. Chiaramente non è facile avere questi soldi indietro e c'è una sorta di come dire di subbuglio di incresciose situazioni dove appunto a questo punto dice no, le devi restituire te, no, le restituisci te. E quindi questa è una delle cose che noi come gruppo consideriamo Movimento 5 Stelle andremo ad approfondire e molto presto, speriamo, le porteremo a conoscenza di tutta la cittadinanza e di tutti i nostri sostenitori. Grazie Presidente.